Sì, infatti che quelle le preso cagnate. Festeggiamo la chiusura della caccia, manifestazione organizzata dagli animalisti italiani Onlus e da numerose altre associazioni, tra cui il WWF, Augusto De Sanctis. Sì, questa manifestazione è molto importante, chiudiamo una stagione venatoria che ci ha visto anche protagonisti di molti ricorsi vinti contro la regione Abruzzo. Siamo riusciti a ottenere concreti miglioramenti sul calendario venatorio, chiaramente non ci basta, però siamo riusciti a dimostrare che la caccia in Abruzzo è sostanzialmente fuori controllo, senza dati scientifici di alcun tipo, anzi molto spesso siamo noi a procurare i dati sulla fauna della nostra regione, che in alcuni casi addirittura sono stati strumentalizzati dalla regione Abruzzo, un fatto anche abbastanza spiacevole. Questo noi riteniamo che sia inaccettabile, abbiamo fatto ricorso, le abbiamo vinto e quindi abbiamo dimostrato che la regione Abruzzo fa una caccia insostenibile e quindi dobbiamo cambiare rotta e siamo qui per manifestare intanto il piacere che finisce l'attività venatoria, ma un auspicio per il futuro che insomma non si può andare avanti in questo modo. C'è un livello di bracconaggio in Abruzzo spaventoso, inaccettabile. Sono appena arrivati in Abruzzo, che so, come esempio, 4 ibis eremita di un progetto di reintroduzione fatto in Austria addirittura, sono arrivati di 4 di questi animali splendidi, 3 sono stati sparati, quindi sono animali protetti e quindi vuol dire che c'è un livello di bracconaggio incredibile e non possiamo sicuramente andare avanti in questa maniera perché la fauna soffre troppo. Lei è occupato anche in una stazione ornitologica? Sì, noi io sono presidente della stazione ornitologica abruzzese Onlus, che è l'associazione che riunisce gli ornitologi e gli appassionati ornitologi in Abruzzo. Noi siamo quelli che prendiamo i dati, io oggi sono qui anche col binocolo perché non si sa mai, vediamo magari qualche uccello volare libero e non sotto il mirino di un cacciatore. Noi raccogliamo i dati, facciamo ricerca scientifica in solitudine sostanzialmente, perché la regione Abruzzo e gli apparati burocratici sono assolutamente insensibili e anzi refrattari a svolgere attività di ricerca scientifica sulla fauna. Lo fanno un po' i parchi, ma ecco, chi è preposto a monitorare le specie in direttiva uccelli, per esempio nibbio reale, aquila reale, falco pellegrino, lanario, tutte queste specie non vengono sostanzialmente monitorate da nessuno e lo dobbiamo fare noi volontari, quando invece è un obbligo dello Stato. Questo fa capire anche il livello di conoscenze che hanno gli apparati burocratici della nostra fauna. E poi però la devono anche gestire, appunto, attività venatoria e anche altre attività come progetti impattanti, cave, autostrade, strade, che vengono autorizzate senza sostanzialmente conoscere la realtà faunistica della regione. Specie assolutamente da proteggere? No, sono specie già protette, sono specie protette a livello comunitario, appunto citato il nibbio reale, una specie per esempio che si sa, perché ci sono numerose pubblicazioni che dicono che il nibbio reale soffre di avvelenamento da piombo perché è un animale che mangia carcasse e quindi può mangiare carcasse sparate da cacciatori. Ora, facendo questo, cioè mangiando su queste carcasse, può ingerire pallini di piombo e questo fa sì che vengano avvelenati dal piombo e muoiono. Quindi sono specie protette che soffrono tantissimo in via indiretta dall'attività venatoria. Ecco, in Abruzzo abbiamo fatto noi il censimento di questa specie, ne abbiamo censiti 250 in provincia di Chieti, ma in maniera assolutamente volontaria, quando invece lo dovrebbero fare per obbligo gli enti pubblici, che non lo fanno. Grazie Augusto De Sanctis, dove proseguiamo con la diretta che sta andando in onda da Pianella. E, vediamo altre persone da intervistare, ecco, altre associazioni che praticamente sono impegnate in questa manifestazione. Si presenta? Allora, io mi chiamo Danilo Ciancaglini, sono il presidente della SADA di Chieti. Noi normalmente siamo molto molto occupati sugli animali domestici, quindi cani e gatti, gestiamo il canile di Chieti, però non potevamo mancare a una manifestazione di questo tipo, visto che si tratta di unire tutte le forze per impedire questo massacro che continua e che non è una cosa accettabile in una società civile. Questo è quello che riteniamo tutti e quindi è una buona occasione per metterci tutti insieme a manifestare contro la caccia.
un massacro appunto. Credo proprio di sì, infatti. Noi avremmo, credo che siccome sono soltanto, come penso che qualcun altro abbia già detto, i cacciatori sono molto pochi e l'80% della popolazione italiana non vuole la caccia, forse sarebbe il caso di ragionarci sopra ed impedire che gli interessi di pochi vadano contro gli interessi di molti. Grazie. Ecco, ci sono altre associazioni che intervengono. Allora, io sono qui per festeggiare la chiusura della caccia. Lei è? Allora, io mi chiamo Adriana Fornaro, sono presidente di un comitato di quartiere. Di dove? Di Roma. Di Roma. E sono qui per festeggiare la chiusura della caccia. Ma per... alla bandiera la devo togliere? È per contestare la decisione della giunta Polverini nel Lazio di prorogare la caccia fino al 9 di febbraio, andando anche contro la direttiva europea. Quindi basta con la caccia? Basta con la caccia in senso assoluto, ma almeno rispettare le regole. Grazie. Prego. Scusate, allora noi aspettiamo 5 minuti. Ecco, sta per partire la manifestazione contro la caccia. Buongiorno, sono Rossi Riccardo, faccio parte dell'associazione Teriaca di Chieti. Siamo qui per festeggiare la caccia e appunto per dire, come dice questo manifesto, che la caccia non è uno sport ma è morte. E siamo qui fermi a ribadire questo concetto e a dire che i cacciatori la devono finire, perché non è più uno sport, è soltanto una violenza gratuita su degli esseri viventi che non sono in grado di difendersi e di combattere alla pari con gli uomini. Questo è il mio pensiero e vi ringrazio per questa opportunità. Grazie a lei, ecco, la manifestazione sta per partire, sono in centinaia, c'erano altre associazioni che volevano intervenire. Ecco, ciao, buongiorno. Perché qui? Allora, io sono Paola Stollavagli, sono la presidente della Lida di Ortona e la Lida è un'associazione che si occupa di diritti degli animali, e quindi di tutti gli animali, e assolutamente questa è una iniziativa molto molto apprezzabile che abbiamo voluto subito condividere, anche se noi siamo giovanissimi come associazione, perché siamo nati il 22 maggio dello scorso anno, perché comunque è stata un'iniziativa molto 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 bella, e per il fatto che siamo tutte le associazioni della territorio regionale, quindi sono rappresentanti di tutte le associazioni, e sicuramente noi condividiamo lo scopo sia come statuto che proprio come nostri sentimenti, nostra partecipazione. E tra l'altro, ultima le notizie di proroga di notizia dell'apertura della caccia ancora a febbraio, è scandaloso, ci piacerebbe vedere insomma finalmente le nostre campagne più libere, e quindi gli animali, tutti gli animali che abbiano la possibilità di vivere come secondo la loro natura. Quindi, come dice uno slogan degli animalisti, cacciamo la caccia. Assolutamente, assolutamente. Aggiungerei anche altro, ma adesso preferisco evitare. Però sì, veramente, quando la mattina usciamo, andiamo al lavoro, vediamo i cacciatori in mimetica, è vergognoso. Io li vedo tutte le mattine in assetto di guerra, e quando invece sarebbe bellissimo poter passeggiare anche in campagna tranquilli, anche noi con i nostri cani, con i nostri animali, senza doverci preoccupare anche per l'incolumità delle persone. E estremamente importante questa iniziativa, anche perché è parecchio tempo che comunque tutti i volontari, gli animalisti della regione non si ritrovavano tutti insieme per far sentire la loro voce. Grazie. Ecco, andiamo a cercare Walter Caporale.
Walter, che poi è l'anima di questa manifestazione, avrebbe dovuto essere una festa di chiusura della caccia, invece in diversi posti la caccia è stata prorogata. Sì. Diciamo, ricordiamo, lo conoscono tutti, comunque Walter Caporale, presidente degli Animalisti Italiani Onlus e consigliere regionale in Abruzzo. Beh, in ogni caso è una festa da Pescara per tutta l'Italia, perché comunque nella stragrande maggioranza del paese chiude la stagione venatoria, l'ennesima, chiude la caccia. Purtroppo la regione Lazio, la regione Veneto, le province di Chieti e di Teramo hanno fatto una scelta vergognosa, quella di prolungare la caccia al colombaccio fino al prossimo 9 febbraio, tra l'altro in un periodo in cui passano gli uccelli migratori, quindi di disturbo degli animali, che è una cosa gravissima. Noi però vogliamo ribadire la nostra forza, la nostra gioia di essere qui, perché spaventando gli animali oggi ne salveremo alcuni, e vogliamo dire vergogna ai presidenti delle province di Chieti e di Teramo, a quelle regioni come il Lazio e il Veneto che hanno prolungato la caccia, perché con noi ci sono l'80% degli italiani e perché crediamo che sia giusto ricordare che gli animali non possono essere uccisi per divertimento come fanno i cacciatori. Per fortuna si stanno estinguendo da soli. Questa è una festa, lo sarà oggi, a nome dei milioni di animali che stiamo salvando e per i quali lottiamo. A dopo allora. Senti, mi diceva il signore... Gliel'avete fatta l'intervista a lui? Vuoi farla a lui che ha fatto fare l'ordinanza e ha dato la caccia? Allora, se c'è qualcuno ancora che si vuole fare intervistare, lo può fare, poi partiamo, la televisione ci seguirà in diretta e poi differita. E poi viene ripresa anche da tutti i siti delle associazioni, quantomeno della WWF. Magari come volete, io posso. Io voglio ringraziare tutte le associazioni che hanno aderito, dal WWF all'EMPA, dagli Animalisti Italiani, la Lega del Cane, la Lida, la Lipu, l'OIPA, Teriaca, la LAC, la CIGEI. Credo che ci siamo tutti, è un bel segnale, io mi auguro che questo ci potrà aiutare in futuro per le battaglie che facciamo in difesa degli animali. Partiamo fra 5 minuti, voglio solo verificare che siano arrivati quelli che erano andati a Ortona e questo ragazzo, se gli amici degli arcigai lo dicono, questo ragazzo sordomuto che si era perso. Vi invito a fare il percorso non tutti attaccati, cioè facciamo un serpentone lungo. Urliamo gli slogan, se vogliamo e se abbiamo la forza, anche perché fa freddo, balliamo con Lele e Martina che aprono il corteo e suoneranno pizzica, saltarella, adesso non mi viene, insomma tutti i balli, la tamburiata, e io li ringrazio. Tra l'altro, se mi permettete, vorrei, se c'è Silvano, io vorrei fare due grandi applausi a Silvano, che è di Pianella insieme agli altri, che ha fatto fare l'ordinanza che ha vietato la caccia a Pianella. Bravo, bravo, bravo. Ed è Pianella, grazie a Silvano, ora gli do la parola, è uno dei pochi comuni italiani che ha vietato la caccia. E l'altro applauso lo farei a, dove sono Mimmo e Lele che suoneranno per noi? Martina e Lele. Martina si è laureata l'altro ieri, oggi deve festeggiare sia a pranzo che a cena, però ha voluto essere qua. Dove siete? Ecco, un applauso a loro che sono venuti apposta, grazie. Poi, allora, prima di partire, a parte io vorrei ringraziare sia il Corpo Forestale dello Stato, che qui ha mandato una jeep, che i carabinieri, il maresciallo appunto ci ha mandato una volante che ci seguirà, credo che sia importante per dimostrare la nostra non violenza. Noi l'abbiamo sempre detto, se incontriamo cacciatori non provochiamo, non reagiamo alle provocazioni, perché dobbiamo dimostrare la nostra superiorità, che è quella della non violenza rispetto a chi si diverte uccidendo. Cantiamo, urliamo, abbiamo la diretta e vi dico le ultime due cose. Intanto, se non ce l'avete, prendete i fischietti perché li abbiamo comprati per tutti. Ripeto, chi sente freddo si mette a ballare, così non sentirà più freddo. Sono contento perché adesso vorrei che venisse qua un attimo anche Dante Casetta, un po' a nome poi di tutti, credo che siamo più di due anni fa.
vi voglio ricordare che la pigrizia della domenica c'è, le televisioni e i fotografi e i giornali non vengono qui, vengono alle 12:30 in punto a Pescara sotto la sede della regione, quindi io ve lo chiedo perché, ripeto, la domenica le televisioni e i giornali lavorano con personale ridotto, quindi verranno alcuni fotografi e giornalisti del Centro del Messaggero sotto la sede dell'assessore alla caccia Febbo, che noi combattiamo, dove faremo il brindisi per festeggiare la fine della stagione venatoria, tranne purtroppo che a Chieti, a Teramo, al Colombaccio, per urlare slogan contro la giunta regionale, l'assessore dei cacciatori, e anche lì metteremo un po' di musica e avremo i costumi di animali. Quindi io vi chiedo di venire, lì sarà veramente, staremo un quarto d'ora, 20 minuti, però vi prego venite, perché lì due anni fa, siccome siamo stati gli unici sia due anni fa che quest'anno a organizzare la manifestazione, due anni fa la foto di quella conferenza stampa ha fatto il giro dell'Italia, è stato pubblicato anche sul quotidiano nazionale Repubblica, che è il secondo quotidiano italiano. Quindi venite, ve lo chiedo come favore, come piccola cortesia, venite là sotto l'assessorato per un quarto d'ora. Io vorrei far salutare quindi Silvano di Pianella, poi Dante o qualcun altro, e poi partiamo. Sì, sì. Pronto, pronto. Chiamano la... No, non so, si sente? Si sente? Sì, sì. Chiamano la caccia sport. La caccia è un dramma sociale, un dramma vissuto. È un dramma vissuto con angoscia e con dolore. Angoscia perché dobbiamo sopportare gente armata che gira indiscriminatamente per le campagne sparando ed ammazzando. Io non capisco perché le regioni e le province che negano diritti sociali, civili, alle coppie di fatto, ai gay, ai conviventi, e danno libero accesso a gente che spara ed ammazza. È una vergogna, uno scandalo. Non ne possiamo più di gente armata sotto le case. Migliaia di animali che vengono ammazzati, ma non muoiono subito, dopo diversi giorni, tra agonie e dolori. Vorrei sapere a quei signori della provincia, se venissero feriti e morissero loro dopo tanti giorni tra agonie e sofferenze, che cosa faranno? Che cosa diranno? È uno scempio, una vergogna! Scusate, a parte i saluti a tutti, io vi volevo ricordare di prendere comunque i fischietti, perché dobbiamo fare casino qui, e poi mi raccomando, sotto l'assessorato c'è un'esperienza di un'ennesima persona che è stata aggredita dai cacciatori, che è qui, che è un volontario della SADA. Se vuoi venire a dire qualcosa, e poi se, credo che ci siamo quasi tutti, tra le ultime, allora io farei fare il saluto a Dante e poi ti farei parlare. Sì, un saluto prima di partire. Ricordiamoci che noi quest'anno in Abruzzo siamo riusciti, grazie ai nostri legali, agli uffici legali, a fermare una deregulation venatoria che la regione purtroppo continua a voler imporre di anno in anno. Prima in consiglio regionale, grazie ai consiglieri regionali e opposizioni, tra cui Walter, e poi nelle aule del TAR siamo riusciti a bloccare e a ridurre notevolmente i periodi di caccia. Dobbiamo continuare su questa strada. Purtroppo i segnali che arrivano sono brutti, perché a livello nazionale proprio in questi giorni si sta discutendo in Senato una proposta di legge che consentirebbe, attraverso il controllo venatorio, di aprire la caccia, di aprire i parchi ai cacciatori. Questa è una cosa che noi dobbiamo assolutamente bloccare. Come associazioni vere, aggiungerei ambientaliste, ci stiamo opponendo a questo, anche le associazioni animaliste stanno facendo lo stesso. E con il contributo di tutti, però, ancora una volta riusciremo a salvare e ad assicurare alla tutela di un patrimonio di tutti un'importante tutela, appunto, e non, come purtroppo avviene, l'affidamento di questo patrimonio di tutti, ripeto, soltanto ad una categoria, che è quella dei cacciatori. Grazie, un applauso a Dante Casella. Allora, io mi hanno appena presentato questo volontario della SADA, che mi diceva che ha subito un'aggressione, quindi io gli farei fare un saluto. Permettetemi prima però un applauso alla persona più anziana che sta qua, che è Floriana, che è arrivata da Genova, di 84 anni. Non so dov'è, però insomma, alla faccia di chi dice che è troppo stanco, che era troppo presto e che ci si sporcano le scarpe, e ha preferito dormire.
Buongiorno a tutti, io sono Luca Marsili. Purtroppo sono qui per raccontarvi un increscioso incidente che si è verificato a Pianella l'8 dicembre del 2011. Nel tentativo di difendere la mia proprietà e poi in seguito anche, diciamo, l'ambiente circostante, che viene completamente messo sempre in discussione da quelle che sono le situazioni che si creano con i cacciatori, ho cercato di far valere le mie ragioni con le parole. Dalle mie parole sono passati i fatti. Loro mi hanno procurato delle lesioni, trauma cranico e altre contusioni, per cui sono stato ricoverato in ospedale, sono stato tenuto sotto osservazione, non sono potuto andare a lavorare per 40 giorni, questo ha provocato sicuramente un danno anche all'azienda dove lavoravo, quindi a questo punto io voglio capire dove si fermano queste violenze, perché non riusciamo a fermare queste violenze. Forse manca un filo conduttore che unisca più ragioni. A questo punto cerchiamo di farci tutti portavoce e insieme muoverci e stimolare anche altre persone che fino adesso non sono state contattate. Io fino all'episodio che mi è accaduto non ero sensibile a questo problema. Da quel momento in poi sono diventato più che sensibile, sono diventato reattivo e in questo momento non mi sento assolutamente di mollare la presa. Spero che non succeda questo a altre persone, perché poi vengano stimolate e entrino a far parte di questo giro così come ho cominciato io. Grazie a tutti per la collaborazione. Noi siamo qui per combattere queste violenze e tra l'altro sta arrivando, non so se è già arrivato, anche Leonardo, che ha 11 anni e è appena tornato dalla Slovacchia, dove è già la settima volta che va a curarsi per colpa di una regione che ha tolto i fondi per le cure, le terapie per i bambini diversamente abili. E lui voleva partecipare perché ama gli animali. Adesso il papà è già arrivato, tra l'altro fa la bodyguard, lo ringraziamo, perché rimarrà qui a presidiare le macchine, il posto. E se arriva Leonardo gli facciamo fare un saluto, perché vale la pena. E voleva fare un saluto anche, perché credo che sia importante, a Gianni dell'Arcigay, che è qui, hanno aderito all'Arcigay, credo dell'Aquila, di Teramo, di Lanciano, di Pescara. Se volete fare un saluto già sia tu Gianni che Carla, credo che sia importante unire i diritti civili ai diritti degli animali, cioè contro ogni forma di prevaricazione e di violenza. Noi lo stiamo provando a dire, occuparsi degli animali non significa occuparsi soltanto dell'alberello o dell'uccellino o del cagnolino, significa combattere per un mondo dove non ci siano violenze e prevaricazioni. E lo specismo è quello che noi combattiamo, la discriminazione in base alla specie, per cui la specie umana si considera superiore alla specie animale. Lo specismo è il parente stretto del razzismo, ossia la discriminazione in base alla razza, ed è il parente stretto del sessismo, la discriminazione in base al sesso. Quindi noi siamo qua, con piacere abbiamo un gruppo dell'Arcigay, e ripeto, se Carlo vuole venire a fare un saluto, o anche Gianni, rapidamente, perché così poi ci avviamo, perché io volevo solo capire se è arrivato Leonardo e quel ragazzo. Buongiorno a tutti, sono Carla Liberatore dell'Arcigay dell'Aquila. Confermiamo questa mattina 10 anni di amicizia solida e di lotte fatte insieme a Walter Caporale, ai Verdi Abruzzo e agli animalisti italiani, di lotte per tutti i diritti e per i diritti di tutti gli animali. Fare del male a un animale è fare del male a qualunque essere umano. Trattare male l'ambiente è trattare male qualunque tipo di ambiente. Grazie a Carla Liberatore, ora Gianni dell'Arcigay di Pescara. Allora, buongiorno a tutti, io sono Gianni Di Marco, Arcigay Pescara, per me è la prima esperienza in mezzo a voi, vi ringrazio dell'invito, ringrazio Walter, siamo con voi, io a casa ho due bei cagnolini e un bel gatto, con il mio cane dormo tutte le notti, quindi sposo e dico comunque no a tutte le violenze e tutte le discriminazioni, grazie. Grazie, a me personalmente questo tipo di unioni piace molto, insomma, perché io non mi occupo di diritti da sempre, quindi per me occuparmi degli animali non significa pensare solo al singolo cane o al singolo gatto. E se facciamo un rapido saluto prima di partire da Carmelita Bellini, Piera, non vedo il gruppo della Lab che era in ritardo, non so se sono arrivati, se qualcuno può verificare, c'era il gruppo della Lab. Lulu,
lupo e verificare il... Scusami Lulu, puoi verificare il gruppo della LAV che era in ritardo, se è arrivato? Devi tenere premuto così? Pronto? No, devi tenere premuto qua. Ah, ecco, stato. Pronto? Sì, sono qua. Noi siamo tutti qua, siamo contenti di partecipare a questa manifestazione, ma soprattutto ringraziamo il grande Walter che si è fatto portavoce e siamo tutti con te per salvare gli animali. Grazie a tutti. Grazie Carmelita per l'EMPA, ora la LIPU è altura e cercavo la LAV e le altre associazioni. Teriacà doveva arrivare con una nuova associazione e io non li vedo. La SADA, sì. Insomma, non aspettate che vi chiami io prima di partire, venite perché se no, se poi mi scordo qualcuno, qualcuno ci rimane male. Grazie, sono Stefano Allavena, il delegato della LIPU per l'Abruzzo. Volevo ricordare come la nostra associazione sia pienamente in favore a una manifestazione di questo genere, perché noi siamo sempre stati e siamo ancora in prima linea per cercare di ridurre, di contenere e possibilmente di modificare integralmente la normativa sulla caccia, perché non è più possibile che oltre a tutti gli altri problemi che vi sono nell'ambiente di degrado, di inquinamento, di modifica, di consumo del territorio, gli animali selvatici debbono ancora subire una così forte ed estesa e massiccia e molto spesso indisciplinata pressione da parte dei cacciatori. I cacciatori devono capire che non possono più fare come hanno fatto finora, cioè praticamente fare terra bruciata in tutti i loro territori. Oggi abbiamo un gravissimo problema, come è stato già detto, che è il tentativo che stanno facendo le associazioni venatorie di aprire la caccia nelle aree protette. Sarebbe veramente un disastro, credo che tutte le associazioni si debbano motivare, si devono attivare assolutamente in questo senso per evitare questo, che sarebbe un grave scempio, sarebbe anche tra l'altro in contrasto con le normative comunitarie. Grazie, scusatemi, un saluto, fatelo brevissimo, Teriacà, la Lega del Cane, la LAV, dobbiamo partire perché se venite proprio un attimo di corsa, anche perché abbiamo tempo di parlare anche sotto l'assessorato. Io sono Giorgia della Teriacà e solo per dire tutti insieme per... dire basta, che è inutile la caccia. Va bene. Grazie, la Lega del Cane o la LAV, altrimenti dobbiamo partire. Allora, io sono Mauro della LAV e la cosa che mi fa veramente molto piacere è di vedere tutte le associazioni insieme per un unico scopo, che secondo me è la cosa più bella e più valida. Ciao a tutti. Grazie, mancava la Lega del Cane, Piera, e dobbiamo partire perché se no a due ore non rompiamo le scatole ai cacciatori. Partiamo da qua. Allora, ci devi dire la regione dove? Che già vanno chiamando? La regione, l'assessora Piazza Unione, in Palazzo Grande, lateralmente c'è l'assessorato alla caccia, all'agricoltura. Via Catullo 17, è a Piazza Unione, dove sta Corso Mantonelli. Quindi mi raccomando, Piazza Unione c'è il palazzo di vetro, accanto c'è l'assessorato alla caccia. Alle 12.25, 12.30 dobbiamo essere lì. Buona passeggiata, facciamo tanto rumore, spaventiamo gli animali e salviamoli dai cacciatori, almeno oggi. Io farei partire davanti allo striscione la musica, divertiamoci tutti, fischietti ce l'abbiamo, se lo date anche a me un fischietto, buona manifestazione, divertiamoci dalla parte degli animali. Grazie anche alla costituente ecologista che è venuta da Roma per aderire a questa manifestazione. Al via passeggiata nei boschi di Pianella. Esatto, una grande giornata, una bella giornata di festa per gli animali. Buona passeggiata. Grazie. Ok.
grazie alle nostre iniziative ortonesi. Mi è piaciuta la... Carla, appena puoi attacchi di queste cose qui da qualche parte dal vostro sito. Scusa, mi fai una foto? Allora, però poi ti devo dire una cosa. Claudio! Ma può scrivere una cosa? Il messaggio di a voi. Sì, posso, sì. Una delle tante cose, oggi volevamo festeggiare la chiusura della caccia, perché la caccia, la stagione inizia la terza domenica di settembre e finisce abitualmente al 31 gennaio. Solo in casi di popolazioni, di animali esuberanti, cosa che noi non possiamo sapere perché non ci sono gli studi qui in Abruzzo e nelle province, è possibile fare una preapertura rispetto alla terza domenica di settembre, oppure posticipare di qualche giorno e quindi arrivare a febbraio. In Abruzzo, nonostante gli studi non ci siano, non sappiamo quali sono le popolazioni, continuano ogni anno a proporre la preapertura. Quest'anno per la prima volta sia la provincia di Teramo che la provincia di Chieti hanno addirittura prorogato al mese di febbraio, per cui la caccia in queste due province sarà fino al 9 febbraio. E quindi protestiamo perché è vergognoso in un periodo così freddo, con grande vulnerabilità degli animali, soprattutto le altre, quelle specie che non sono affatto cacciabili, protestiamo perché per il colombaccio poi moriranno tutti, perché poi uno dei grossi problemi della caccia è che manca il controllo, per cui il cacciatore esce per il colombaccio e prende tutto. Un po' di rumore, un po' di cazzo.
Perdono. Guarda, per me la medaglietta dovrebbe essere una cosa obbligatoria. E infatti sarebbe un'impacciatura a piatto da lotto. Un bosco. No, dico, senta, è uno che è la sindacalista, è uno di quelli che è Abbiamo dimenticato il fucile. Un applauso a Lore Martina!
Un applauso a Leo e Martina, se qualcuno sta un po' freddo, comincia a ballare la pizzica della terrazza perché il freddo passa, ve lo garantisco. Padre, c'è una canzone animalista. Non fa niente. Faccio un attimo. Qual è? Oh, ah, non si può dire, vabbè. Tuo violino, vabbè, non si può fare. Ma che slogan. Ma o suona, o potete riposare. Fermatevi perché ci hanno chiesto di andare un po' più piano. A chi sta davanti, Pierluigi, fai fermare. Andiamo più piano, ci hanno chiesto di andare piano perché c'è un sacco di gente.